Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere quelli che secondo noi sono i 5 errori più grandi che Bungie ha commesso in Destiny 2. Abbiamo quindi elencato questi 5 errori che appunto a nostro parere hanno reso Destiny 2 quello che per un periodo si pensava fosse un gioco pressoché morto. Al quinto posto abbiamo classificato l'eccessivo riciclaggio dei design delle armi, ovvero il fatto che molte armi hanno la stessa base ma sono praticamente dei reskin, come per esempio può essere per il dono di Uriel, il numero e tutti gli automatici praticamente omologhi del gioco. È un errore che non cambia di tanto il gioco, ma che comunque dà abbastanza fastidio. Al quarto posto troviamo quella che è l'introduzione da parte di Bungie delle partite private, insomma le personalizzate che possiamo fare con i nostri amici, solamente nei primi mesi del 2018 e non disponibili dal lancio del gioco come era in Destiny 1. Questo è un errore che secondo noi potrebbe portare un attimino a un progressivo abbandono del gioco. Infatti le private potevano essere fonte di divertimento con i propri amici per provare alcune sfide o insomma sfidarsi appunto tra amici. Al terzo posto troviamo la scarsità in generale di armi esotiche. Infatti in questo Destiny 2 sono state aggiunte veramente poche armi esotiche e 3 di queste sono state riprese da Destiny 1. Con questo elemento e con quello che abbiamo trovato al quinto posto vediamo la scarsa creatività di Bungie in questo Destiny 2, che non si sa per quale motivo sia presentata, dato che in Destiny 1 le armi esotiche erano veramente tante e diverse una dall'altra. In seconda posizione troviamo l'introduzione di poche quest all'interno del gioco e quelle che sono state aggiunte con il primo DLC, la maledizione di Siride, si ritrovano a essere molto ripetitive nel da farsi, ad eccezione della quest del fucile a pompa di Saint 14. Infatti queste quest richiedono l'utilizzo degli stessi elementi da farmare in continuazione nello stesso modo, che può portare i giocatori ad annoiarsi nel farmare le stesse risorse. Al primo posto, quindi l'errore che secondo noi è quello più grave che è stato appunto compiuto da Bungie in questo Destiny 2, è l'introduzione di una modalità competitiva che però non dispone di un sistema di ranking, e quindi abbiamo una modalità competitiva che differisce dalla playlist delle partite veloci solamente per il fatto che le modalità sono leggermente diverse e quindi durano un po' di più. Quindi sarebbe molto gradita da parte della community in generale l'introduzione appunto di un sistema di ranking come può essere per esempio in Rainbow Six Siege, e che quindi potrebbe rendere l'elemento delle playlist competitive molto più interessante e anche una nuova fonte di divertimento per i giocatori. Questa era la top 5 degli errori commessi da Bungie nel nuovo capitolo di Destiny. Se avete altre idee o non siete d'accordo con quello che abbiamo detto, mi raccomando scrivetecelo nei commenti e noi vi risponderemo. Quindi se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate like, commentate e iscrivetevi, passate dai social che come ogni volta sono in descrizione e anche dal bellissimo nuovissimo sito. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, ciao a tutti. Io sono Gaul, e la tua luce è mia.